qui è Giorgio Casule da Città della Notte, siamo all'interno del Teatro Cannata e alle spalle vedete c'è pronto un ring per un incontro di pugilato. Perché siamo qui? Perché si è svolto proprio qui all'interno di questo ampio complesso un corso di aggiornamento per allenatori, arbitri, medici, bordo ring, a livello mondiale possiamo dire. Abbiamo con noi ospite Emanuele Renzini di Foligno in Umbria, il quale ha partecipato a questo corso di aggiornamento perché sono molte novità in cantiere, per quanto riguarda soprattutto le prossime Olimpiadi, giusto? Voi avete tenuto questo corso qui di aggiornamento e voi siete a metà strada, se ho capito bene, fra i dilettanti e i professionisti. Finora alle Olimpiadi hanno ammesso solo i dilettanti, secondo la vecchia legge di Coubertin, no, l'importante è partecipare e non vincere. Ora invece mi pare di aver capito che le cose cambieranno, è così? Sì, beh, il cambiamento è abbastanza drastico, in quanto alle prossime Olimpiadi parteciperanno anche i professionisti, 70 per l'esattezza. E quindi i professionisti vogliono vincere, vogliono anche avere un cachet, vogliono vincere una borsa, e questo è il senso. No, il senso non è questo. Alle Olimpiadi vogliono partecipare tutte, tutti al di là del cachet. Perché vincere le Olimpiadi significa avere un curriculum di tutto rispetto, una medaglia che fa sempre. No. Sì, beh, la medaglia, si dice campione olimpico lo sei per sempre, per tutta la vita, no? Mentre campione del mondo lo sei fin quando non arriva qualcuno che ti toglie il titolo, quindi è una cosa di prestigio, è un fatto, un percorso sportivo che tutti vorrebbero coronare con la medaglia olimpica. Comunque, al di là di questo, la grande novità dell'AIBA è che ha inserito... L'AIBA è l'associazione mondiale che ha organizzato, chiariamo anche questo, è importante essere qui oggi per testimoniare che qui a Città della Notte, ad Augusta, c'è una rappresentanza ampia, amplissima, di tutte le nazioni del mondo. Abbiamo visto la Turchia, Algeria, Cipro, Romania, Bielorussia, Stati Uniti, e contro l'Italia naturalmente, Cina, e quindi questo è importante perché evidentemente è stata scelta questa località e questa location proprio perché ha dato a tutti la possibilità di seguire il corso comodamente e per bene, no? Sì, assolutamente, la struttura con queste ampie sale ci ha permesso di fare contestualmente il corso per i tecnici, per i medici, per gli arbitri, diciamo tutti nello stesso momento, in 5 giorni siamo riusciti a fare tutto. E le novità per gli spettatori, allora al prossimo Olimpiadi parteciperanno i professionisti, non avranno il casco, mi pare di aver capito. Sì, il casco non ci sarà più, è già noi da gennaio in Italia ci siamo adeguati alle nuove regole, abbiamo tolto il casco anche per i dilettanti prima serie. Ma perché? Una volta il casco significava protezione per i dilettanti, no? Era questo, a volte noi vediamo certe scene di, non voglio dire dei film di Stallone, sì, ma certe scene effettivamente crude, laddove viene colpito l'occhio e anche la testa e fanno male queste cose. Il casco serviva per questo, no? Diciamo che le precauzioni sono state prese in altre direzioni, cioè col miglioramento del materiale nei guanti, con l'utilizzo di speciali creme che prevengono eventuali tagli. Il casco più che altro protegge da tagli, cioè se ci fosse un eventuale contatto con la testa dell'avversario è facile che la pelle si possa tagliare della fronte, l'arcata, sopraccigliare eccetera, non tanto dai colpi. Si è tolto il casco e si è migliorato il materiale nel guantone, quindi gomme antishock, diciamo che alla fine si è raggiunto un buon compromesso, però sotto il profilo del marketing, chiamiamolo così, è tutto un altro impatto a livello televisivo e poi anche la partecipazione dei professionisti dà un altro risalto, diciamo, al torneo olimpico, no? E quindi questo era l'obiettivo, quello di aumentare l'audience. E per diventare professionista uno cosa deve fare? Passare da dilettante, da amatore, cioè, no? A professionista. C'è un percorso, si inizia, diciamo, da dilettante terza serie, seconda serie, prima serie, poi dopodiché si può scegliere, si può optare per rimanere dilettante e fare diciamo tutta la carriera agonistica da dilettante, magari in realtà sono dilettanti, quelli di alto livello sono professionisti in tutti i sensi perché lavorano e fanno solo quello, magari stanno nelle forze armate, nelle fiamme oro, sono pagati per fare quello, quindi dilettante è un termine che diciamo che non gli rende giustizia. Poi ci sono i professionisti che diciamo sono liberi professionisti,
si differenziano per il modello di gara. Uno combatte sulle 10-12 riprese per i titoli e l'altro fa 3 riprese da 3 minuti. Uno fa i tornei a eliminazione diretta, un incontro al giorno, e l'altro fa 4 match in un anno. Cioè è un diverso modo di interpretare lo sport, ma in realtà fanno la stessa cosa. Le faccio una domanda importante. Visto che le donne ormai sono diventate pari agli uomini in tutto e per tutto, lei è un tecnico femminile, la rappresentanza femminile, no? In Italia, lei rappresenta, sì, o meglio è l'allenatore di queste, sì, donne in Italia, in tutta Italia. Ma senta, ma le donne fanno il pugilato, secondo lei non è uno sport intanto che molti in qualche modo criticano, anche perché si vedono quelle scene di a volte molto cruente, il sangue, l'occhio eccetera eccetera, e le donne in questo sembrano quasi essere, no, quasi imitazione dei maschi. A proposito, ma mentre i maschi sono a torso nudo, le donne no? No, ovviamente le donne combattono con il toppino, canotta nel caso delle dilettanti e top, diciamo, nel caso delle professioniste, perché, anche perché hanno una protezione. E mi sembra anche giusto. Esatto. Ancora oggi le donne parteciperanno alle Olimpiadi con 3 categorie, ma ancora avranno il casco per questa edizione delle Olimpiadi. Ma la domanda, scusi, anche i nostri ascoltatori, penso, lo sport di questo tipo di sport del pugilato, la box, è uno sport giusto per le donne? Forse nemmeno per gli uomini, dicono i critici. Diciamo, se la domanda la fa a me, la risposta è ovvia e scontata. Io lavoro nella box femminile ormai da 14 anni, faccio il tecnico nel settore femminile, in particolar modo nel settore femminile, quindi a me piace molto la box femminile perché le donne, pur disponendo di meno forza fisica degli uomini, diciamo, rendono un bello spettacolo perché sono molto tecniche. Cioè, è un po' ingentilito il pugilato femminile rispetto a quello maschile, ma è molto piacevole da osservare. Ecco, non c'è la violenza forse, diciamo, che c'è negli uomini. Diciamo che ad alti livelli adesso le migliori del mondo sono arrivate a un livello che quando mettono il casco in testa sono quasi irriconoscibili, da lontano potrebbero essere tranquillamente scambiate per pugili uomini, tanto per dire che il livello veramente è cresciuto. È ovvio che non hanno la stessa potenza degli uomini, è anche vero che però sono talmente rigorose nel lavoro e ci mettono tanto entusiasmo e impegno che arrivano tecnicamente a un livello molto alto, insomma, ecco, quindi è piacevole da vedere. Abbiamo un po' di tempo ancora, la domanda è questa: voi siete divisi in associazioni, no, mondiali, perché c'è anche il campionato mondiale di un'associazione e poi di un'altra, avete possibilità di riunire queste due o no? Allora, per quanto riguarda l'Olimpiade, c'è una sola associazione mondiale ed è l'AIBA. Il CIO riconosce soltanto un'associazione, invece le associazioni di cui mi parlava sono quelle che gestiscono i professionisti. L'AIBA è una sola associazione, è quella che, diciamo, poi è affiliata al CIO, è l'ente che organizza l'organizzatore delle Olimpiadi. L'ultimissima domanda, sono sempre i pesi, Mosca, Belter, sono sempre queste categorie, fino ai massimi? Certo. Si parte da, per quanto riguarda le donne, da 48 kg e si arriva a 81 kg più, nel senso da 81 in su è l'ultima categoria, i super massimi, diciamo. E gli uomini partono da 49 kg e arrivano a più 91. Sono 10 categorie per le donne e 10 categorie per gli uomini. L'unico corso che si è svolto in Italia è questo qui ad Augusta, qui in Sicilia, oppure avete fatto una? Sono stati due corsi mondiali, a livello mondiale, diciamo, che interessavano tutti i paesi del mondo. Uno si è svolto ad Assisi la settimana scorsa e uno qui ad Augusta questa settimana. Bene, allora da Augusta, Città della Notte, sala Cannata, nell'attesa di vedere uno spettacolo di pugilato femminile o maschile? Misto. Allora, noi ringraziamo Emanuele Renzini e da Giorgio Casole per Rassegna Metropolitana. A presto.